Beh, è una giornata importante. Ogni anno noi veniamo a trovare la Guardia Costiera Ausiliaria. Il Comune di Genova collabora con la Guardia Costiera Ausiliaria ormai da molti anni. Ci aiutano a sorvegliare il mare, a tenerlo pulito. Consiste nel pattugliare, potremmo usare questo termine, il mare, la parte portuale ma non solo, per individuare rifiuti marini che poi vengono prelevati e poi vengono conferiti attraverso la differenziata, attraverso AMIU, e permettono anche di intervenire laddove ci possono essere sversamenti, perdite di olio combustibile da parte dei mezzi attraverso anche il posizionamento di panne. Quindi è un servizio che dà molto alla città, perché permette comunque un controllo quotidiano del nostro mare. Trattasi di un battello ecologico attrezzato di benna automatica con una maglia di circa 2 cm quadrati. Praticamente è un filtro posto anteriormente alla barca che funziona come un imbuto. Il mare entra dentro questo imbuto, viene filtrato e tutto quello che resta intrappolato in questa rete viene poi scaricato all'interno di questo grosso contenitore e viene all'interno poi differenziato. Il nemico numero uno resta sempre la plastica. Certo, ci piacerebbe fare di più, però voglio dire, già cominciare a togliere quello che infastidisce magari il cittadino, soprattutto in fase di balneazione, è già, secondo me, una grande cosa. Genova nel 2019 dal punto di vista ambientale ha avuto dei miglioramenti importanti, pensiamo anche ai dati sull'aria, ma siamo riusciti anche a rendere balneabili alcune zone del ponente, pensiamo alla zona del Rio Regello a Pegli, che fino all'anno scorso non era balneabile. E questo è possibile attraverso una collaborazione continua, in particolare con IREN e con IRETI, che gestisce tutta la parte fognaria, che rappresenta uno degli elementi fondamentali per far sì che il mare sia balneabile e sia pulito.